po' banale dire sabato italiano, ma è così, è il sabato di Novi Sad 2022 porta all'Italia altre due medaglie, la quarta medaglia d'oro di questa rassegna Under 20 e Under 17, dei cadetti di spada maschile, l'oro di Jacopo Rizzi, complimenti Jacopo, campione d'Europa, vice campionessa invece che suona benissimo lo stesso del Martina Giancola, sciabola femminile. Cominciamo con la medaglia d'oro. Jacopo, giornata lunghissima, esaltante, finita 15-14 in finale. Insomma, finale dei sogni si può dire. Sì, è stato un risultato che speravo, abbastanza inaspettato, soprattutto l'oro. Speravo di far bene, ma l'oro veramente inaspettato, sono molto contento. Soprattutto il 15-14 è sempre emozionante quando metti sulla botta. Quindi ovviamente si pensa già alla gara squadre tra due giorni, però per adesso sono veramente contento perché mancava un risultato europeo. Quindi sono contento. Senti Jacopo, l'avete sicuramente preparata tanto. Però poi quando ci si trova lì, sul 14 pari, in una finale che vale il titolo europeo, perché poi il gradino più alto, secondo del podio, qualcosina cambia, qualcosina sposta, cosa si pensa, cosa passa per la testa? Come ci si rimette in guardia a far di tutto ovviamente per mettere quella stoccata decisiva che a te è riuscita? Io credo sia necessario pensare il meno possibile a tutto il resto che ti circonda, poi ovviamente ci sono molti fattori che influenzano, ma è importante pensare unicamente a una botta e solo all'avversario, a nient'altro. Fino alla finale è stata invece fantastica anche la gara di Martina Giancola, non che la finale sia stata brutta, ma ovviamente quando si chiude con una sconfitta resterà quel pizzico di rimpianto, però giornata straordinaria Martina, anche per te insomma, dire aspettavi, non aspettavi, speravi, avete lavorato tantissimo per arrivare qui e questo credo sia giusto premio. Sì, abbiamo lavorato talmente tanto, cioè da settembre ad oggi e ci stiamo ancora lavorando e lavoreremo ancora per raggiungere magari anche un risultato migliore, però sono molto contenta, emozionata, che bello. Senti, bello, emozionante, però poi in pedana c'era da macinare, l'hai fatto alla grande, cominciando con un derby tra le altre cose, quindi questo forse ha dato, chissà, un significato diverso alla tua giornata, ti sei sbloccata così, il girone è andato benissimo tra le altre cose, che percorso è stato? Dai gironi ero molto in ansia, però quando ho iniziato a tirare non ho più pensato a niente, infatti le ho vinte tutte. E poi quando mi è capitata la mia compagna Elisabetta ci sono rimasta parecchio male, però comunque il mio obiettivo era uno e quindi ci tenevo molto a fare di più. E poi dopo quell'assalto che probabilmente è stato il più complicato, mi è andato tutto in discesa, mi sono capitata delle ragazze molto brave, però ho vinto quindi. E fino alla finale che mi dispiace, sono molto dispiaciuta per questa ragazza, è molto forte, ma sicuramente riuscirò a fare qualcosa in futuro. Noi chiudiamo ragazzi sempre con le dediche, perché sono medaglie importanti, preziose, che arrivano dopo un po' di tempo di inattività, qualche occasione persa per strada negli anni scorsi a causa dello stop per la pandemia, quindi questa medaglia d'oro di Jacopo Rizzi è per? Ovviamente come al solito ai genitori che mi hanno seguito per quel che sono riusciti per tutta la gara, poi molto importante Francesco Calabrese, Ciccio e Dago Tassinari che sono stati due maestri che mi hanno veramente aiutato tanto e insomma seguito durante tutta la gara e al grande tifo che c'era durante la semifinale e la finale che mi ha aiutato veramente molto. Da parte di tutta la squadra azzurra. Martina, chi dedichiamo questo argento che luccica? Un sacco di persone, ormai di tutti i miei maestri, perché mi supportano, mi stanno accanto e questo è grazie a loro. E ai miei genitori, alla mia sorella maggiore, perché mi sostengono sempre. E anche i miei nonni, che li voglio molto bene, ogni giorno credono in me sempre di più. Ho vinto le medaglie, due ragazzi che vengono da due angoli d'Italia diversi. Lombardo, Bergamasco, Jacopo Rizzi. Pugliese di San Severo invece Martina Giancola dall'angolo d'Italia. Per oggi la chiudiamo qui, restate con noi perché domani Novi Sad 2022 propone le prime tre gare a squadre, le ultime due giornate di gare a squadre Under 17, speriamo insomma di essere ancora qui con voi.